buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere qua questa mattina. Ringrazio per prima cosa la disponibilità del nostro comune di Modena nella persona del sindaco Giancarlo Muzzarelli, anche se non è con noi presente, l'assessore con deleghe alla cultura e politiche giovanili, città universitaria del comune di Modena, Andrea Colamasi, e Flavio, che è qui, ma nel fondo presidente dell'associazione per non dimenticare, e la nostra dottoressa Francesca Albanese, che è relatrice speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, la signora Lama Safadi, terzo segretario dell'ambasciata palestinese in Italia, Bassam Saleh, giornalista palestinese, nostro traduttore, e il nostro amico, uno dei fondatori appunto del comitato e della fa parte dell'ONG Beit Hana Sumud, Mr. Kassem Aina. Questa è la seconda parte, perché ieri abbiamo fatto l'anteprima con la presentazione del libro di Gabriele 30, Partai di Palestina, questa mattina per la premiazione del premio Stefano Chiarini, e oggi pomeriggio continuiamo alle 15.30 presso la tenda per l'esvolgersi del premio con tanti altri ospiti, musica e con la premiazione del premio Maurizio Musolino. Quindi questa è l'occasione anche per parlare della figura di Stefano Chiarini, cui premio è dedicato. È stato giornalista del Manifesto, scomparso il 3 febbraio 2007. Ha dedicato la sua vita, il suo impegno, la sua lucidità intellettuale, giornalismo, militante al popolo palestinese, convinto che nessun popolo possa vivere scavando ogni giorno una fossa per il proprio figlio e nessun popolo può vivere su una terra strappata da altri con la violenza. Ha dato vita nel 2000, insieme ad altri giornalisti intellettuali palestinesi, libanesi e italiani, al Comitato per non dimenticare Sabra Shatila, con l'obiettivo proprio di mantenere vivo il ricordo di quel massacro e di avviare anche una campagna per processare i responsabili e di sostenere quindi anche tutte le vittime del massacro e specialmente il diritto al ritorno. Dopo la sua prematura scomparsa, la parola d'ordine dei tantissimi attivisti è stata quella di continuare il suo sogno, di andare avanti, di non fermarsi. E così si è costituito il premio Stefano Chiarini, quindi che è un riconoscimento all'impegno del temi sul Medio Oriente, in particolare della Palestina, con un occhio di riguardo alla cultura, allo sport, alle arti. E poi nel frattempo il comitato si è trasformato nell'associazione di oggi, quella che per non dimenticare UDV, mantenendo gli stessi principi. Poi l'associazione per non dimenticare ha continuato e organizzato i viaggi nei campi profughi palestinesi in Libano, che sono viaggi di conoscenza, di solidarietà per ricordare e denunciare l'impunibilità e i mandati del massacro di Sabra Shatila dell'82. Purtroppo una richiesta di giustizia che dopo 41 anni, per tutte quelle vittime scomparse, è rimasta in attesa e nessun Stato occidentale vuole ricordare. Noi siamo consapevoli che il nostro lavoro del comitato, dell'associazione, non cambia gli equilibri mondiali, internazionali, e non riusciamo neanche a incidere nei nostri governi. Ma noi scommettiamo però sulle persone, sui popoli, investiamo su di loro e quindi per quello continuiamo a raccontare quello che vediamo sul campo. I nemici da combattere in effetti sono l'ignoranza, la paura, l'indifferenza, la passività, ma anche la rassegnazione, e si possono combattere solo con la cultura, il racconto, le testimonianze, e andare sul luogo, essere critici e chiedersi tanti perché. Per noi sembra assurdo non ricordare quei tre giorni maledetti del massacro, che con barbara violenza ha massacrato giovani, donne, bambini, neonati, anziani. 3.000 persone
uccise in un modo atroce, 5.000 persone rapite e mai più ritornate. È assurdo negare anche la complicità delle forze militari israeliane collocate poco a centinaia di metri dall'ingresso dei campi, e comandate dalla loro generale, il ministro della difesa Ariel Sharon. Israele purtroppo si trova sempre al di sopra di ogni legge, nazionale e internazionale. Israele ha cambiato dunque anche la storia di quel paese. La questione palestinese è dunque una questione molto spinosa e dura da tantissimo tempo, nel silenzio quasi totale di tutta la comunità internazionale, al servizio del governo israeliano. Un silenzio opprimente che ha solo il significato di aver accettato, quindi in qualche modo, la confisca di case, terreni, l'espulsione della popolazione indigena. Israele non vuole il ritorno dei profughi e continua a demolire case, terreno, prende anche campi di ulivo e usare il carcere, la detenzione amministrativa, le incursioni notturne solo per terrorizzare la popolazione. L'occupazione è negazione di vita, impossibilità di lavorare, di studiare, di curarsi, di avere affetti. E anche la pulizia etnica, volontà deliberata di sradicare un po' un popolo dalla sua terra per renderlo qualcosa di indefinito. Per tutto questo noi continueremo a andare nei nostri campi profughi in Libano e a raccontare tutto quello che vediamo. Grazie. Presento i nostri ospiti che non ho fatto all'inizio, quindi qua abbiamo Flavio, che è appunto della nostra associazione Per Non Dimenticare, e adesso passo la parola all'assessore alla cultura Andrea Bortolomasi. Grazie, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Cercherò di essere telegrafico perché gli ospiti, i relatori e le relatrici meritano tutto lo spazio a disposizione. Ci sono però alcuni elementi che mi preme sottolineare per ribadire l'attenzione e il sostegno dell'amministrazione comunale nei confronti di questo premio, che è un appuntamento che va al di là appunto del mero premio, del mero riconoscimento stesso, perché rappresenta una ormai due giorni necessaria per mantenere, io penso che un termine utile per descrivere il lavoro che viene svolto dall'associazione sia quello di un faro di impegno civile, di partecipazione e di informazione corretta su un ambito, su un territorio e su una questione, quello israeliano-palestinese, che carsicamente appare e scompare dai nostri media, su un territorio come il Libano, che anche quest'ultimo appare e scompare carsicamente dai nostri media, e permettetemi, quando appare, appare non sempre, non molto spesso raccontato in maniera corretta. Dopo due anni di Covid, nel 2022, nel quarantennale del massacro di Shabbat Shatila, abbiamo deciso di ripartire in presenza e di immaginare un momento, se volete, ancora più istituzionale e in una cornice ancora più significativa come questa per l'edizione successiva, perché crediamo, come vi dicevo, che questo sia un momento necessario e sia importante per la nostra comunità cittadina. È vero, probabilmente, come si diceva nell'intervento che mi ha preceduto, cambia poco negli scenari geopolitici internazionali. È anche altrettanto vero che però non farlo, secondo me, cambierebbe ancora di più. C'è una bellissima affermazione in inglese che tradotta vuol dire più o meno datti da fare dove sei, cioè di where you stand, e che credo ci riguardi tutti nel nostro piccolo, nel provare nel nostro piccolo a smuovere le coscienze, a continuare a fare luce su quello che credo correttamente Viviane Forestier ha definito il crimine dell'Occidente riguardante la questione palestinese, e l'impegno che come amministrazione vogliamo continuare a proseguire questo, offrire questi momenti
offrirle anche i luoghi come la tenda, che sono luoghi di creatività e di creatività giovanile, permettendo ai linguaggi culturali di misurarsi anche con i temi della contemporaneità, anche della contemporaneità più spinosa. Ed è il motivo per cui abbiamo sostenuto con forza questo momento, ed è il motivo per cui l'abbiamo portato a Palazzo Comunale, nella casa di tutti i modenesi, di tutte le modenesi, perché crediamo che una cornice istituzionale come questa sia quanto mai doverosa e sia quanto mai doverosa in questo momento. Mi fa particolarmente piacere vedere la sala di rappresentanza piena, credo anche a testimonianza dell'interesse che la nostra città, una placida città di provincia, però testimoni su questo aspetto, e continueremo appunto a darci da fare nel posto dove siamo per continuare a far luce sulla questione palestinese e a far luce su quei territori che solo apparentemente sono distanti da noi, ma che ci riguardano, perché riguardano i diritti civili di ognuno di noi, riguardano la tenuta delle nostre democrazie e riguardano, anche se, come dicevo prima, siamo distanti geograficamente, riguardano tutti noi come esseri umani. Grazie. Adesso dunque volevo solo dare una comunicazione di servizio, che l'ambasciatrice palestinese in Italia, la signora non so come si pronuncia esattamente, purtroppo è dovuta andare, è partita per la Palestina, quindi non è qui con noi oggi, però abbiamo la nostra signora Lama Safadi, terzo segretario dell'ambasciata palestinese, a cui le passo la parola per i saluti. Vabbè, ce l'ho, ce l'ho. صباح الخير. أول إشي بحب أن أقول تحيات سعادة السفيرة عبير عودة اللي كانت بتحب تكون موجودة معنا اليوم بس الظروف شاءت عكس. Allora, prima di tutto buongiorno a tutti. Vorrei presentare anche le scuse e il ringraziamento da parte di Sua Eccellenza l'ambasciatrice Abir Odi, perché non ha potuto venire e essere con noi oggi. نحب نشكر القائمين على المؤسسة والمؤسسة كلها وكل من بيشتغل فيها عشان كي لا ننسى. Vorrei ringraziare anche il comitato per non dimenticare Sabra Shatila e tutti quelli che lavorano dentro, e ringraziare anche chi ci ha ospitato oggi, Comune di Modena. وعم نوجه الشكر أكيد لفرانشيسكا البنيزي اللي هي بالرغم من كل الضغوط اللي تتعرض لها عشان من الاحتلال عشان تعمل كل تقدر عليه عشان تفضح كل الجرائم. Vorrei ringraziare anche un ringraziamento particolare a Francesca Albanese per quello che ha fatto, malgrado tutta la pressione da parte di tante contro di lei per non farla parlare, ma lei continua a parlare e noi ti siamo molto grati. Grazie a tutti. Prima di passare la parola a Mr. Kassemaina, volevo dire brevemente cosa significa Assomud. I viaggi che noi facciamo nei campi profughi palestinesi sono sempre stati solo in collaborazione appunto con l'ONG Beitar Assomud, ed è stata, e BAS è la sigla dell'organizzazione, è stata fondata per volere di Arafat il 12 agosto 1976 per offrire assistenza e accoglienza ai bambini rimasti orfani purtroppo dopo il massacro del campo di Tal Azzata. All'inizio era solo una casa famiglia per aiutare questi bambini a superare il trauma subito e a tornare alla vita di tutti i giorni, per esempio solo ritornando dalla scuola. Poi col tempo questa casa famiglia è aumentata, è diventata grande, purtroppo però per i continui guerre e massacri, quindi si sono aggiunti sempre più bambini e famiglie bisognose di aiuti. E quindi è nata la Casa dei Figli della Resistenza, che è proprio la sigla di Beitar Assomud. Il nome Assomud richiama il termine Sumud, che significa resistere all'oppressione,
E per i palestinesi l'impiego di questo termine risale proprio quando sfidavano il mandato britannico. Sumud è la base quindi di una vita di resistenza che cerca l'autonomia e la capacità di agire. Quindi è un piacere per noi avere oggi qua Mr. Kassem, che gli do la parola. اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالشكر والتقدير لرئيس بلدية مدن وللوزير على دعمهم لنشاط وفعاليات لجنة كي لا ننسى صبرا وشتينا. Buongiorno a tutti, mi permettete prima di tutto di ringraziare prima di tutto il sindaco di Modena e l'assessore alla cultura per il loro sostegno e appoggio che hanno dato sempre all'attività della nostra associazione per non dimenticare. على تقديرها الإنساني الداعم للحق والعدل في هذا العالم الذي يضطهد غيره من المحتاجين للعدالة والحرية. Vorrei anche esprimere il nostro grande apprezzamento per il lavoro fatto da Francesca, perché questo è un lavoro che aiuta tutti quelli che lottano contro la repressione e contro ogni tipo di ingiustizia, e questo è un grande coraggio per noi e questo merita proprio tutta la nostra considerazione e stima. Shukr al-akhar huwa li a'dha lijnat kay la nansa sabra wa shatila fi Italia ala mutaba'atihim wa tanzimihim hadhihi al-nashatat al-thaqafiyya wa al-insaniyya. L'ultimo ringraziamento lo voglio dare alla nostra gemella, l'associazione per non dimenticare Sabra Shatila in Italia, con tutti i suoi componenti che continuano tutti gli anni a ricordare il premio e ricordare anche il massacro di Sabra Shatila. Shukr wa tahiyya min abna' mukhayyamat Lubnan li kulli fardin fi hadha al-ijtima'. Un ringraziamento anche a nome di tutti i palestinesi che vivono nei campi, proprio che per ognuno di voi che siete presenti qua e per ognuno che dà la solidarietà al popolo palestinese. Shukran li kulli man yad'am al-qadiyya al-falastiniyya bi'tibariha qadiyya 'adila wa insaniyya. Ringrazio tutti quelli che sostengono la causa palestinese, perché è una causa giusta. Chi sostiene la giustizia sostiene la causa palestinese. E grazie.